Buongiorno, benvenuti alla sera stampa di oggi, 30 dicembre, dovrebbe essere sabato. E vediamo quali sono le notizie della giornata. Beh, tutti quanti i giornali si scandalizzano per un tweet di Trump sul riscaldamento globale. Lui dice che fa un freddo pazzesco sulla costa est degli Stati Uniti e che ci vorrebbe un po' più di riscaldamento. Ovviamente tutti quanti si, se la prendono con la battuta del Presidente della Repubblica che, devo dire, nell'utilizzo dei social network sembra più un ragazzino di X Factor che il Presidente dell'importante. Dell eh, paese internazionale. Detto questo eh, se la prendono tutti per l'argomento sbagliato e cioè il riscaldamento globale perché il riscaldamento globale è diventato una religione che non è discutibile e quindi se qualcuno si permette di fare qualche battuta sul fatto che il riscaldamento globale sia così grave e soprattutto derivi dal comportamento degli uomini, beh viene messo alla gogna. Tutti zitti e muti, cioè toccare il, eh, il, eh, il tema del riscaldamento globale negli Stati Uniti ma non solo è come toccare un donna, molestia sessuale e subito galera come prevede il protocollo dell'NBC. Cosa ha detto poi Trump di così strano? Ce lo spiega oggi Francesco Battaglia, Franco Battaglia, grandissimo, sul giornale di oggi, sapete di quanto stiamo parlando? Di aumento di 100 PPN, cioè parti per milione di CO2 nell'atmosfera degli ultimi 150 anni. Sapete cosa sono 100 PPN, dice Franco Battaglia rifacendo si ha eh, eh, aritmetica della terza elementare 100 ppn rappresentano 5 grammi di carbonio, cioè quanto eh, viene bruciato con una candela in un tinello di una eh, casa media italiana. Quindi, un solo eh, se tutti i tinelli delle case italiane bruciassero una candela, beh, si, con, si contribuirebbe a questo aumento del CO2 così disastroso che sta uccidendo il pianeta, secondo i. I talebani del riscaldamento globale grazie piero buon riscaldamento globale allora si può discutere di tutto, ma sul, 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 sul riscaldamento globale non si può scherzare come il caso Trump dimostra. C'è poco da scherzare perché sul riscaldamento globale si fa un grande business. Oggi provo a scriverlo sul giornale parlando dei rincari. Tutti oggi parlano i giornali dei rincari di luce, autostrade, del 3-5%. Nessuno si sofferma su un dato molto semplice e che basterebbe andare a, a controllare i dati del GSE, cioè del gestore italiano che dà i soldi a quelli che hanno messo pannelli fotovoltaici. Che non siete voi delle vostre casette, ma sono grandi pannelli fotovoltaici e, e pali eolici incentivati e sono stati fatti per lo più da aziende che hanno colto l'opportunità di questo business legittimamente. Bene, su 500 euro di bolletta media annua della luce ci sono 136 euro, 136 euro di oneri di sistema per eh, sussidiare, sussidiare queste energie rinnovabili, cioè ci costa 136 euro, la bolletta sarebbe, scenderebbe da 500 anni a media ovviamente per famiglia media, a 350 se non avessimo fatto questi incentivi folli al fotovoltaico, i più generosi mi sembra d'Europa, tra l'altro non producendo la materia con la quale si fa il fotovoltaico, cioè i pannelli eh, del fotovoltaico che vengono comprati prima dai tedeschi e poi dai cinesi, oggi recentemente fatti dagli italiani quando ormai il business era fatto. Insomma, aumentano luce e gas, aumentano autostrade, aumentano mm, tutte quante le spese degli italiani, tra cui con questa follia di aumentare anche il prezzo della busta biodegradabile, che è sostanzialmente una tassa, oltre alla buy card, come ci ricorda Cesare, e ora in diretta. Allora, il concetto qual è? Che se noi vogliamo questo mondo migliore per i nostri figli migliori, stiamo cercando di tassare, di togliere reddito a noi. Per darlo a un'ipotesi di peggioramento che ci sarebbe se noi non ci togliessimo questo reddito. È una cosa da matti. Nel frattempo, nel frattempo, ci sono alcune categorie che un po' riescono a inseguire, anche se dopo molti anni, gli aumenti che devono subire nella spesa per far parte della nostra comunità. È il caso degli statali: 257 mila persone su 21-22 milioni di occupati italiani. Non è una frazione così importante dell'Italia, ma si tratta di una frazione che voi direte: erano anni che non gli davano gli aumenti e voi direte: sono pagati anche poco rispetto a quello che vengono pagati altri, su questo ho qualche dubbio rispetto a come sono pagati gli altri, ma il punto fondamentale mi dovete spiegare per quale motivo al mondo l'aumento degli statali, una tantum cioè rispetto al, a quello che loro non hanno avuto negli ultimi anni, deve essere conferito esattamente pochi giorni prima delle elezioni che si terranno nel 2018 è chiaro che il contratto l'hanno finito d'ora e quindi a marzo avranno l'aumento esattamente quando ci sono le elezioni di 85 euro ma in più avranno una tantum che vada a 300 $170-712 euro in busta paga a febbraio. Io penso che gli italiani siano troppo intelligenti per poter votare grazie a queste mance. Probabilmente ce ne saranno molti, anzi, più intelligenti degli statali. Si renderanno conto che eh, questi soldi eh, sono stati dati in questo momento per il loro peso elettorale relativo. Ma il punto che io mi chiedo è. Tutti gli altri 21 milioni di operai, impiegati, dipendenti, non dipendenti, liberi, autonomi, professionisti, riescono veramente ad avere aumenti salariati, salariali, aumenti delle loro parcelle di questo livello negli ultimi anni? Hanno veramente aumentato negli ultimi dieci anni la loro capacità di acquisto e di reddito? La risposta è no, conviene quindi ed è molto verosimile il fatto che tutti quanti vogliono lavorare per il grande Stato che prende i vostri soldi e li ridistribuisce ai suoi clienti, meglio se solo si sono Impiegati. Riforma delle intercettazioni. Oggi il bavaglio di Berlusconi l'ha fatto il PD, è il grande titolo del fatto che non sopporta questo bavaglio eh, che invece Orlando spiega da qualche parte che tale non è. Vi dico che non mi appassiona molto la vicenda, mi appassiona di più sul dubbio di oggi Sansonetti che prende in giro Travaglio e Caselli sulla questione che loro utilizzano Falcone per giustificare la carcere dell'utri e a Contrada, dicendo che Falcone è stato il primo a inventarsi il concorso esterno in associazione mafiosa. Del, de, Oggi eh, chiaramente sul dubbio spiega che è una minchiata quella di tirar fuori Falcone, come è un reato assurdo quello del concorso esterno, perché il concorso, lo dice la parola stessa, o è un concorso, cioè nell'associazione, oppure che cos'è? Bene, eh, la Puglia, questa è un'ottima notizia: non fa il ricorso per la sospensiva della questione Ilva di Taranto, quindi non chiude l'Ilva di Taranto, ce ne se ne inventeranno altre, ma comunque la storia dovrebbe eh, almeno è andata sul, na, eh, sul lato giusto. Intervista a Bisignani che vi consiglio oggi sul tempo. Che in effetti è molto strano perché titola con una fotona di Mussolini. In effetti dice l'uomo dell'anno, tutti si occupano di lui, la legge Fiano, il pericolo antifascista, eh, eh, la, la ficta. Di cui parlano tutti quanti oggi su Mussolini, insomma, è ritornato Mussolini indipendentemente dai suoi errori e orrori, è ritornato in auge, vale molto più dei nostri politici che sembrano essere diciamo la preistoria cosa che è mh, tecnicamente Mussolini ma sembra oggi essere rinverdito nel suo mito per colpa eh, dei suoi fan ma anche soprattutto dei suoi detrattori ma comunque ritorniamo all'intervista a Bisignani che parla di tutti i poteri italiani del suo vecchio un modo eh, mondo democristiano di Andreotti e di quelli che gli assomigliano del Papa di Cairo che ancora non ha scelto se di diventare il successore di Berlusconi o il leader o il fiancheggiatore del Movimento 5 Stelle e di tante altre gustosissime operazioni diciamo, di un uomo che conosce il potere come non potere. Pochi in Italia. L'ultima cosa che mi ha affascinato oggi è questa follia del New York Times, che è uno dei giornali che vengono considerati autorevoli e che si inventa una minchiata dietro l'altra. Una di queste sono le famose bombe che sarebbero arrivate dall'Italia eh, ehm, alle povere vittime civili dello Yemen e quindi il grande e eh, irregolare atteggiamento dell'Italia che venderebbe le, le bombe ai sauditi. Oggi Repubblica ne parla, anche se con un pezzo equilibrato perché prende anche il punto di vista della Pinotti in cui dice la. Arabia Saudita a cui noi vendiamo le bombe non è in nessuna lista di embargo, anzi fa parte della coalizione di quelli che dovrebbero battere l'ISIS, il Daesh quindi non vedo quale problema sia, noi esportiamo nei loro confronti 400-500 milioni di euro di materiale eh, diciamo potenzialmente bellico, siamo quelli che esportano meno di tutti rispetto all'Arabia Saudita ma il punto non è questo il punto è il New York Times che fa questa cazzo di inchiesta dicendo che in Sardegna vengono fabbricate le bombe con cui si uccidono i civili in Yemen tra l'altro sono una dittatrice che le produce in, eh, in Sardegna, il punto è un altro, ma le bombe in Yemen come ci vanno con la Fionda? Con la Fionda, cari amici inchiestisti del New York Times, dei miei stivali, con la Fionda arrivano in Yemen le bombe italiane o ci arrivano grazie a degli aeroplanini che le sganciano sullo Yemen? E questi aeroplanini che li sganciano sullo Yemen, chi gliel'ha venduti? Babbo Natale? Gliel'ha venduti la Finmeccanica? Cioè, che oggi si chiama Leonardo? Gliel'ha venduti la Francia? Gliel'ha venduti la Germania? Gliel'ha venduti il Giappone? O gliel'ha venduti gli Stati Uniti con un contratto da 450 miliardi? 450 miliardi, quello che noi esportiamo è 400 milioni. Gli Stati Uniti del New York Times esportano 450 miliardi di che cosa? Di aerei, tecnologia militare e modi per impiegarli. Allora il problema sono le nostre bombe o sono gli aerei eventualmente che hanno fornito loro l'Arabia Saudita? Cari amici miei inchiestisti del miei, delle mie balle del New York Times, bah, boh. Io non lo so, voi che cosa ne pensate? Il problema sono le nostre bombe? E recentemente Trump è andato a chiudere un contratto da 500 miliardi, rinnovando quello precedente di Obama da 450. Quindi ditemi voi se il problema sono le bombe prodotte in Sardegna. Corriere del Veneto. No, vabbè, lasciamo perdere Corriere del Veneto, sì, il Corriere dell'Alto Adige oggi ce la prendono uno con la ragazza pestata mh, dal marito perché non portava il velo e l'altro, invece, il nostro sistema grande garantista, il Corriere dell'Alto Adige, ci ricorda in prima pagina che lui insegnava a difendersi, cioè sostanzialmente tecniche di difesa personale e di armi all'interno di una sala preghiera di una moschea a Bolzano, un Cossovaro considerato un estremista. Cosa fa? Ricorre contro l'espulsione, questa è la bellezza della nostra democrazia liberale ultima cosa, la democrazia liberale si arricchisce di un nuovo grande importante soggetto politico fondamentale. Lei ha fatto la segretaria dei giovani di Forza Italia, era l'assistente di Boraiuti, è stata l'assistente di Tagliani, ha lavorato con tutta Forza Italia e convinceva anche il sottoscritto che Forza Italia era il progresso di questo paese. Cosa è diventata? Ministro della Salute. Ministro della Salute prima con il governo Letta, poi è rimasta col governo Renzi, poi è rimasta col governo Gentiloni e oggi finalmente con Giuseppe De Mita Ferdinando Casini e tanti altri fa un partito per cui gli italiani correranno alle urte, urne. Come si chiama? Civici eh, Civica e Popolare. Tutti appresso a Beatrice Lorenzin, nuovo leader del centro italiano, e questa faceva il segretario dei giovani di Forza Italia. Non so se il fallimento è più di Forza Italia o di quelli che oggi la votano nel PD. Ciao, auguri.